Beh, equivale a acquistare un turbo certificate, anche se è emesso in euro, equivale comunque a fare un investimento in dollari, perché comunque vado ad acquistare uno strumento che quota in dollari. L'S&P 500 comunque è composto da azioni che sono effettivamente espresse in dollari statunitensi. Quindi nel caso ci fosse un apprezzamento, come magari c'è stato nelle ultime settimane, del dollaro rispetto all'euro, io ho comunque una performance positiva del certificato a prescindere dall'andamento dell'S&P 500. Questo perché la classica operazione di differenza tra il livello dell'S&P 500 e lo strike, che è quello che facciamo sempre per calcolare il prezzo di un certificato a leva turbo, dovrà sempre essere comunque divisa per il tasso di cambio tra euro e dollaro. Quindi, nel caso in cui l'euro-dollaro dovesse scendere o dovesse salire dall'altro punto di vista, avremmo comunque un impatto positivo barra negativo sul prezzo del turbo stesso. Quindi un investimento appunto sul turbo sull'S&P 500 risponde sì a un'esigenza di prendere posizione sul mercato meramente azionario, quindi sull'S&P 500, ma anche di poter fare un investimento, diciamo, valutario, perché comunque vado anche a prendere una posizione rialzista sul dollaro rispetto all'euro. Molti investitori, proprio per riprendere il tema comunque della giornata, fanno anche magari delle operazioni di spread trading, ovvero vanno a acquistare dei turbo long sull'S&P 500 e magari, se sono diciamo positivi su un apprezzamento dell'America rispetto all'Europa, come magari è successo negli ultimi anni, vanno a vendere l'Eurostoxx 50 come acquistando un turbo short sull'Eurostoxx 50 o sul FTSE MIB o su altri indici. Quindi, oltre operazioni meramente long o short su un indice, si possono fare anche operazioni di spread trading, dato che comunque abbiamo in questo momento sul mercato i principali indici mondiali, almeno quelli che sono più interessanti per gli investitori, ovvero oltre all'S&P, l'Eurostoxx 50, il Nasdaq, il FTSE MIB, il DAX, Anche il e quindi Nikkei. si possono. E anche il Nikkei, esattamente, quindi possono fare anche operazioni sul differenziale di performance tra due indici o tra due azioni, ovviamente, la stessa operatività.